500 gli atleti ai nastri di partenza in una giornata fresca ma soleggiata. I primi a scendere sul percorso tecnico e molto veloce sono stati gli atleti della categoria Master, mentre a seguire è toccato alle categorie giovanili con esordienti e allievi che hanno fatto registrare il maggior numero di partecipazioni. Stiamo parlando dell'ultima prova del torneo Triveneto di ciclocross che si è corsa domenica a Pove del Grappa. Volevamo fare la prova finale perché crediamo in questo settore, volevamo dare la possibilità ai ragazzi di poter correre la domenica prima del campionato italiano, perché secondo noi è importante rodare, quindi era un allenamento e quindi ci siamo impegnati per portarla a casa. Grande spettacolo durante le gare in un'area sferzata dal vento tipico della Conca degli Ulivi. I privati che ci hanno lasciato la disponibilità di campi attigui al Parco delle Rose per fare un circuito di un chilometraggio adeguato alla manifestazione. Grande battaglia tra le donne Open, dove a tagliare il traguardo per prima è stata Letizia Borghesi. Una gara molto veloce, fondo asciutto, quindi sì, molto anche da guidare, molte curve. E sono contenta di essere riuscita a fare una bella prestazione dopo la gara di ieri di Cremona. Il gran finale con la categoria Open maschile, gli atleti più attesi della competizione. Sono contento, diciamo che ho chiuso in bellezza perché qua finisce la mia stagione di ciclocross. Beh, è stata una stagione, diciamo, intrapresa come preparazione collettiva della mountain bike, che per noi del centro sportivo è fondamentale, diciamo,